Ciao a tutti, questo video per dare una risposta con i tarocchi. Però intanto, prima cosa, iscriviti al canale e seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. E adesso andiamo alla domanda. La domanda è: mi ricontatterà per vedermi? Questa è una domanda che mi è stata fatta da una donna che ovviamente vuole rimanere anonima, cioè ovviamente vuole rimanere anonima, e quindi vediamo un attimino cosa ci dicono le carte. Quindi io mi concentro su questa domanda. La domanda, ripeto, è: ci sarà un ricontatto per un incontro? Mischiamo le carte, dopodiché effettuiamo il taglio e ruotiamo il mazzo. Il numero tra 1 e 9 che mi viene spontaneo dire è il 5. E allora vediamo che dicono le carte. 1, 2, 3, 4 e 5. Le stelle che però sono al contrario, quindi le stelle è una carta positiva. Però al contrario perde un po', anzi perde molto della sua positività e quindi vediamo un attimino. Quindi le stelle rappresentano una parte spirituale, diciamo che però è rovesciata. Andiamo avanti. 1, 2, 3, 4. 5. L'eremita al contrario. L'eremita al contrario vuol dire che c'è un percorso interiore in atto che però non sta riuscendo ancora per il verso giusto. Questa prima situazione è la situazione dello stato attuale, diciamo, dello stato dell'arte. Andiamo avanti. 1, 2, 3, 4 e 5. Tutto al contrario escono. La luna girata al contrario. La luna girata al contrario e intanto tutte le carte che escono al contrario stanno dicendo che la situazione è attuale, comunque è una situazione dove ci sarebbero le possibilità, ma come dire, c'è qualche blocco, c'è qualche impedimento, è tutto al contrario, tre, finora 3 su 3, vediamo la quarta. 1, 2, 3, 4, 5, è il contrario per quello, il giudizio. Il giudizio, quindi, lo stato dell'arte, giudizio negativo, un giudizio negativo espresso. Allora, vediamo cosa raccontano le carte, perché i tarocchi rappresentano una fase. Intanto, essendo tutto al contrario, vuol dire che c'è un impedimento grosso attuale. Un impedimento grosso, potrebbe essere, ad esempio, un'altra persona, in un caso del genere, in un caso in cui c'è un ricontatto. Perché se fossero uscite all'indritto queste carte, sarebbero state positive. Le stelle che rappresentano la spiritualità, il percorso interiore, la luna che rappresenta comunque la profondità dell'emotività con un giudizio positivo. Quindi le carte di per sé non sono brutte, però c'è un grosso impedimento. Quindi ecco, il messaggio che segnalano le carte in questo momento è che nello stato attuale c'è un grosso impedimento, quindi dall'altra persona nell'effettuare il contatto, nell'effettuare il ricontatto. Potrà essere un'altra donna, una storia, un qualcosa, ma un grosso impedimento. Perché le carte sarebbero positive, ma essendo uscito al contrario, proprio significa questo, un impedimento. Vediamo il futuro e le azioni che si possono fare. 1, 2, 3, 4 e 5. E continuano a uscire al contrario, il mondo girato al contrario, il mondo è una delle carte più positive. Diciamo che il mondo non perde completamente la sua positività, rappresenta una nascita che però, vedete, questo rappresenta il simbolo dell'uovo, una nascita che in questo caso non riesce molto bene. 1, 2, 3, 4 e 5. Oh, il diavolo però questa volta iniziamo a invertire all'indritto. Il diavolo non è una carta negativa, è
Però diciamo, ci sta dando un'indicazione. Bisogna agire un po' nel torbido per riuscire a ottenere qualcosa, a capire quello che può succedere. Andiamo avanti. 1, 2, 3, 4, 5. La temperanza, al contrario. Allora, la temperanza è una carta che indica ovviamente, al contrario, indica perdita di tempo. Il rischio grosso dell'attesa e del perdere tempo. 1, 2, 3, 4, 5. E il matto, al contrario, sempre rappresenta. Il matto in sé rappresenta essere avventati. Al contrario, viene accentuato questa cosa qua. Vedete, il matto viene morsicato dal cane, rischia di finire dal burrone. Quindi, diciamo che tutte queste carte ci danno un'indicazione che, come dire, dobbiamo togliere un blocco, fondamentalmente togliere un blocco. L'unica carta che è uscita all'indritto è il diavolo. Vuol dire che per togliere questo blocco, diciamo, bisogna essere un po' diabolici. Questo blocco che impedisce la chiamata. Ma vediamo l'ultima carta che rappresenta un po'. Che rappresenta un po', come dire, la sintesi del tutto, la sintesi della risposta alla domanda. La nona carta, che è quella che rappresenta un po' la sintesi della risposta. 1, 2, 3, 4 e 5. Ecco, il 5 è uscito all'indritto ed è anche una buona carta. Il Papa rappresenta l'autorità. Rappresenta l'autorità, rappresenta un soggetto maschile autoritario, un soggetto maschile che ha dei sudditi, diciamo così, cioè dei fedeli, diciamo così. Quindi rappresenta un soggetto maschile tutto sommato positivo. Se è legato, allora questo potrebbe essere o la figura che deve richiamare, o comunque una situazione di appoggio verso questa persona, verso la consultante in questo caso, una figura che possa dare stabilità e anche una certa spiritualità. Quindi, tutto sommato, non sono messe male le carte, l'unica che esce all'indritto però è il diavolo, quindi bisogna affinare un po' l'astuzia, affinare un po' l'astuzia e capire qual è il blocco per poter ottenere dei risultati. Quindi ovviamente le carte non ci danno una risposta positiva. Magari facendo delle azioni e rivedendo poi la situazione, le cose potrebbero anche cambiare. Insomma, questo è quello che viene fuori da questo. Bene, per questo video è tutto. Mi raccomando, iscriviti al canale, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Tramasco, iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere. Ciao a tutti.